Sabato mattina, bellissima giornata, piazzetta della Cineteca, siamo davanti al Cinema Lumiere, siamo insieme a Giorgio Pirazzoli. Pirazzoli che è il curatore e ideatore di questo mercatino biologico, Mercati della Terra, che riunisce una serie di operatori appunto della terra che lavorano non più di 40 km di distanza da Bologna, proprio per evitare spostamenti superflui per portare, esatto. È vero? Esatto, proprio così. Questo progetto è a cura di Slow Food, si chiama Mercato della Terra di Bologna. È un mercato al quale partecipano produttori della provincia di Bologna, che vengono da una quarantina di chilometri dalla città di Bologna. E abbiamo tutti i generi che sono di solito nei supermercati, però sono venduti direttamente dai produttori. Questa è la specificità di questo mercato, che è a filiera corta e a chilometro zero. Diciamo che negli ultimi tempi comunque ne sono nati abbastanza, mi sembra di ricordare che uno dei primi fu quello dell'ex mercato 24, no? Sicuramente è stata una delle prime esperienze pionieristiche e noi l'abbiamo ripresa con un mercato più grande e più completo. Senti, qua ogni weekend però state aspettando la sovrintendenza anche che vi dia il benestare definitivo e completo per fare in modo continuativo questo mercato. Essendo qua in un luogo storico, dobbiamo rispettare quello che pensa il Ministero dei Beni Culturali, la sovrintendenza in questo caso, e però pensiamo che sia una cosa apprezzata alla cittadinanza e di conseguenza anche da un'istituzione come il Ministero. Senti, quindi per dare un appuntamento ai bolognesi, qua tutti sabato mattina dalle 9 alle 14 nel cortile del Cinema Lumiere in Viazzo Gardino 65. Ok, prodotti ipercontrollati garantiti dalla faccia del contadino che la produce. Quindi un rapporto diretto, insomma. Praticamente qua non vedete il distributore. Come? Non conoscerete il distributore. No, qui ecco, conoscerete il produttore. Perfetto. Che vi darà consigli su quello che andrete poi a mangiare. Al volissimo. Prezzi leggermente più alti o più bassi? Prezzi nella norma. Prezzi che corrispondono comunque alla qualità di quello che comprate, in alcuni casi magari un po' più alti, ma c'è un perché dietro. Perfetto.